andava bene. Sono felicissima di incontrarla perché sono cresciuta con le sue canzoni. Molte grazie, le canzoni aiutano a vivere meglio. E a imparare le lingue meglio pure. E a imparare anche le lingue, certo, questo è un grande aiuto. Quanta gente andando in giro per il mondo ha detto: io ho imparato italiano grazie alle tue canzoni. Dico, qualche cosa di buono l'ho fatto nella vita. È la prima volta in Grecia? No. Oggi sì, è la prima volta in Grecia, però ho già stato altre volte, moltissime altre volte. Mi piace. Cosa le piace di più in Grecia? Ma è come dice il vecchio detto, una faccia e una razza. C'è solo la differenza della lingua. Sarebbe bello se lo capissi meglio il greco e se lo parlassi. Avere il dominio di una lingua è un grande privilegio e purtroppo in questo caso mi manca. Ha visto i ragazzi e le ragazze che partecipano allo show? Ho visto pochissime cose purtroppo, pochissime. Però mi hanno detto che ci sono dei grandi talenti, questo sì. Avete visto qualcuno di più, che lui è piaciuto di più come voce, come movimento? Ho sentito delle voci molto interessanti, adesso non mi dire quali, chi, non saprei dirli, però i talenti ci stanno. Però questo che si deve dire è che la presenza di un artista così grande come lei è al loro fianco gli fa tanto coraggio. Beh, io non dimentico mai che anch'io sono stato come loro ragazzo in attesa del grande miracolo, che poi per fortuna è arrivato. 7 anni di attesa, ma finalmente è arrivato, e quando è arrivato l'unica cosa che bisogna fare è cercare di non perderlo, e per non perderlo ci vuole sempre molto studio, molta attenzione, molto carisma, sicuramente molto carisma, e soprattutto delle cose da dire che mai nessuno ha detto prima. La sua collaborazione con Giannis è stata tantissimo, ha avuto tanto successo. Ci siamo divertiti come bambini, il clima era perfetto, era giusto, eravamo nella Magna Grecia, eravamo in Puglia, a casa mia, ed è uscito un prodotto secondo me straordinario, degno di molta e delicata attenzione. Dove in Puglia? Alberobello? Non è Alberobello, ma è Cellino San Marco, il posto dove sono nato io. Bellissimo. Ho costruito un villaggio con albergo, sala d'incisione, winery, c'è tutto. Bellissimo, sì. Grazie mille. A presto, F. Caristopoli. Ciao.